tornati amici di Casa 94, anche oggi una puntata ricca di eventi, avvenimenti e cose curiose da scoprire. Dai romanzi gialli a come pulire l'aria, dai vini agli spumanti in preparazione di quello che sarà la tavola delle feste che stanno per arrivare fino alla musica ad un progetto delicatissimo, Psiche e Futuro che andrà a coinvolgere i giovani. E allora andiamo subito a dare il benvenuto al nostro primo ospite e parliamo di romanzi gialli. Lo facciamo con Roberto Robert giornalista e scrittore. Grazie, Roberto, grazie. eccoci. Grazie, ti ringrazio di questa chiacchierata che ci grazie facciamo. Grazie a te eh? di essere venuto Molto nei gentile. nostri studi, perché siamo curiosissimi di andare a scoprire il tuo curriculum e quello che è il mondo dei romanzi gialli. Perfetto. Allora, andiamo con ordine, Roberto. Andiamo con ordine. Volevo sapere, quando ti è scoccata questa passione per la scrittura? Allora, io fin dall'età più tenera, come si dice in termini... Quindi parlo delle elementari, io da bambino volevo fare lo scrittore. Oh, mentre gli altri bambini idee chiare esatto, gli altri bambini <ride> volevano fare il pilota, l'aviatore, il vigile, stasera, ma io volevo fare lo scrittore. Poi questa cosa in parte si è concretizzata quando, ahimè, ormai 40 anni fa ho collaborato con la stampa cittadina e quindi oh, mi sono iscritto all'albo dei giornalisti, sono tuttora iscritto. Però io avevo sempre questa cosa dello scrittore. E qualche anno fa, diciamo una ventina d'anni fa, 18 anni fa, ho iniziato il mio primo libro che poi è stato pubblicato nel 2008, è piaciuto e sai com'è? Si dice che l'appetito viene mangiando. Ho <ride> cominciato col primo, ho fatto il secondo, ho fatto il terzo e oggi sono arrivato a sei. Quindi, sei libri sono sei libri, tanti. E eh. Quindi pian pianino diciamo, sto imparando anche a fare lo scrittore. Anche perché adesso il primo lo sto rieditando e nel rileggerlo, nel rileggere me stesso scritto 15 anni fa, mi metto, no, le mani dei capelli non posso, ma <ride> guardo e dico: Ma chi ha scritto queste cose? No? E dico, Dai, eh, Sono io. Eh, eh, Beh, però insomma, 15 si, anni, soprattutto alla nostra età, eh, significa certo. comunque cambiare, no? crescere, certo. vedere le cose certo. con un altro sguardo. Esatto. Però diciamo, Roberto, fin da subito ti sei appassionato a quello che è il mondo dei romanzi gialli? Sì, diciamo che ho cominciato con un mondo vicino e parallelo ai romanzi gialli che sono i cosiddetti noir, okay. quindi quelli dove. C'è un mistero, ma non c'è il solito commissario, ispettore, brigadiere, quelle cose lì. E poi Dal Noir, su suggerimento del, del mio editore, che ringrazio, è la casa editrice Silele di, di Bergamo, tra l'altro è la casa editrice okay. bergamasco, mi ha suggerito, ma perché non provi a fare quei bei polizieschi, belli, belli cattivi? <ride> e io, boh, sono rimasto lì un po'. Poi ho detto, vabbè, ne faccio uno e vediamo come va. È uscito l'anno scorso. E quest'anno è uscito il secondo, oh, e quindi l'anno prossimo uscirà il terzo, se, se tutto va, com è, se tutto va as come deve andare. E quindi ti aspettiamo anche a presentare il prossimo carità, romanzo. Ma per carità. Quindi c'è stata questa evoluzione dal noir al romanzo esatto. giallo. Roberto ci spieghi un attimino. Quindi un po' ce l'hai detto: no? il noir non ha, diciamo, la parte istituzionale poliziesca, esatto. possiamo chiamarla così. Esatto. Mentre quali sono gli ingredienti di un romanzo giallo, diciamo, quali sine qua non. Esatto. Eh. Allora, il, il romanzo chiamiamolo poliziesco in senso mh, più proprio. Il romanzo poliziesco si basa su tre figure letterarie che sono la vittima, ovviamente. L'assassino, ovviamente, e l'investigatore che è in mezzo tra le altre due e deve risolvere questo benedetto caso. Io come investigatore, tra l'altro, ho creato una, una, diciamo, una figura letteraria non particolarmente logora, come si diceva prima, il commissario, l'ispettore, ma ho creato il... Criminologo, ogni tanto li vediamo okay. in TV. Ok, in effetti è una figura, diciamo che non ci sono anche dei corsi di laurea certo, no? oggi, certo. quindi Infatti, diciamo una figura che si sta specializzando esatto. proprio in questi situazione. Il criminologo idea. è un docente universitario, eh? sono quei professori che tengono appunto i corsi di criminologia e che a volte vengono chiamati dalle procure per risolvere situazioni particolarmente Complicate. intricate o per dare pareri professionali. E quindi questo criminologo l'ho chiamato secondo terzi è stato protagonista secondo te, beh terzo è un cognome, è un cognome sì. diciamo uno strano insomma chiamiamolo così eh, secondo non dico perché ma lo si capisce quando, quando poi si legge il libro okay. eh, diciamo ha risolto un caso l'anno scorso in quello uscito nell'anno scorso e risolverà un caso se vogliamo ancora più complicato in questo di quest'anno che si intitola La parte e il tutto oh, facciamo il subito tutto. vedere eccolo qua eccolo La parte e il tutto beh già la copertina è qualcosa di onirico surreale, misterioso. ci fa capire che c'è altro certo, no? Certo. e quindi questo criminologo si troverà comunque a risolvere un altro caso intricatissimo che sembra irrisolvibile invece lui pian pianino, pian pianino soprattutto con le sue intuizioni perché questo criminologo adesso non posso dilungarmi troppo ma è mh, sofferente di una particolare malattia neurologica quindi è anche disabile dal punto di vista fisico ma ovviamente un livello capacità di, di, di cognitive capacità cognitive, sono... deduttive quanto altro che sono al massimo e quindi non è il solito poliziotto, sparatori, eseguimenti... Con l'impermeabile, l'occhiale scuro... E' uno che si mette lì, studia le cose, comincia a ragionare e pian pianino, pian pianino dipana anche le cose più intricate. Quindi è una figura abbastanza... diciamo, ci ho lavorato parecchio. Ci ho lavorato... Roberto, ecco, a te com'è che vengono le idee? Non so, ti svegli anche tu di notte per appuntarti? Ah, allora... <ride> Diciamo che la mia precedente attività, o comunque passione per il giornalismo, mi fa sempre stare un po' con le antenne dritte okay. su quello che succede. Quindi quello che leggete nei miei romanzi, di solito, non dico che è come leggere il giornale, però comunque molte delle ha vicende un alla ha un'aderenza con concreta, la realtà italiana. Insomma. Esatto, ha un'aderenza con, con, con la realtà italiana. Quello che dici tu comunque è vero, perché l'ho sperimentato in questi anni di scrittura. <ride> di notte mi sogno dei pezzi bellissimi, mi sveglio la mattina e non me li ricordo ed è una rabbia no. tale ed è una rabbia tale perché per quanto mi ricordi provo a rimetterli su carta ma non c'è niente da fare quindi l'ispirazione inconscia quei i onirici eh. che dicevi tu sono veramente unirici, sfumano via con le prime luci dell'alba e te ti ricordi ti alzi e dici ma io cosa, cosa avevo pensato era, era così bello quel dialogo niente è scappato è che bello però eh, cioè, eh, tu sì, vieni è bello però accompagnato comunque 24 ore su 24 quindi da so. quella che oggi è la tua passione è, la passione, no? esatto, è la tua passione esatto. Esatto. Ed è la tua attività. È principale. la mia attività diciamo, principale, perché altro, altre. Altre dopo 43 anni non ne faccio, oh, ho fatto 43 anni di lavoro Roberto. e quindi mi dedico attualmente alle mie. Io volevo dire anche che comunque mh, hai avuto una lista lunghissima di riconoscimenti e premi, puoi raccontarci... Sì, allora, beh, leggerli tutti no perché non... <ride> Stavo dicendo una cosa un po', un po buriosa, però <ride> no, dai. ci vorrebbe tanto tempo. Diciamo che io partecipo con una certa frequenza ai, ai concorsi letterari, quelli ovviamente... Diciamo alla mia portata, chiaro, non, 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 non a quelli super, super famosi. Però devo dire che questi, in questi ultimi 15 anni ho ricevuto 26-27 riconoscimenti, tra cui due premi, due premi nazionali, e è eh, un secondo posto nazionale, tre premi speciali, sette 8 volte finalista, menzione, insomma. Diciamo che eh, piace. Diciamo che non so più dove mettere la roba. Il secondo terzi piace. Sì, ma non solo con il secondo, sì, il secondo, beh, secondo terzi, con, secondo terzi eh, con, no, eh, no, no. con tutti i libri, con tutti i libri eh, precedenti. Diciamo che la, la stanza sta cominciando un po' a, a non sapere più dove mettere la roba. Bello, bello, allora... Roberto, bello. Ma poi piace tantissimo perché comunque ce lo racconti veramente con gli occhi sorridenti, è con vero. una passione che è non è solo sulla carta, ma arriva anche certo. a chi legge i tuoi romanzi. Fino ad ottenere questi riconoscimenti. Quindi vuol dire che passa questa Guarda, passione. Ma il più bello che mi dicono: perché con i miei lettori non sono tantissimi, per cui li, ne conosco molti, la cosa più bella che mi sento, che, che, che proprio che gratifica è ma lo sai che quando leggo il tuo libro mi sembra di essere lì dentro assieme ai personaggi. È bellissimo. Questo secondo me è... L'immedesimazione. È, 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 è quello per cui noi scriviamo alla fine, è quello per cui noi scriviamo. Dico noi perché mica lo faccio solo io, insomma penso che alla fine un po' per tutti sia, sia quello. Eh, Roberto, mh, hai detto non sono tantissime e non ci crediamo, non ci crediamo. Infatti noi volevamo sapere... Eh, secondo te il target medio di persone che decidono di acquistare un romanzo giallo ci puoi fare un po' un, un identikit ancora una volta di chi Ma potrebbe allora, essere il lettore è difficile perché il romanzo giallo si eh, presenta per tutti non è la letteratura per l'infanzia che dici vabbè è per i ragazzini è quella o, cosa, o, o, o il genere romantico che è più femminile il giallo piace dai 20 anni ai 100 anni quindi non è un problema di di tipologia anagrafica. anagrafica Diciamo che ho, ho, ho ehm, percepito Parlando quando siamo nelle varie manifestazioni letterarie Dove parli con i lettori Ho percepito che è un, ha una sua caratteristica però O lo si ama o lo si odia okay. Cioè il giallo non lascia indifferente O trovi proprio l'appassionato Che se anche ne deve comprare 10 ne compra 10 eh, Oppure trovi quello che dice No 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 io il giallo non lo leggo non mi piace quindi non è. Non, non, ha una via, non ha via di mezzo. Non ha via insomma. di mezzo, esatto. Mentre il libro magari più generico, può piacere, un po' a tanta gente. Qui è proprio, vedi, proprio il colpo d'accetta. Non c'è. Si può cioè, il il nero. fare una differenza tra pubblico maschile o pubblico femminile. Cioè, io penso che, che poi la sera abbia voglia, la sera o durante il tempo libero, abbia voglia comunque di cimentarsi in qualcosa che porta no? a pensare, no? Perché tu certo. immedesimandoti nella lettura cerchi. a Tu immergi tuo, proprio nella tua certo. Anche tu di trovare una soluzione. Soluzione, no, a quel giallo, come quando magari guardiamo qualche film, insomma, cioè, cerchiamo anche noi subito il colpevole, pensi Guarda, che sia più una cosa femminile allora, o maschile? Tra... O non c'entra? Tradizionalmente reggono un po' più le donne, questo in linea generale. È vero. Questo in linea generale, le statistiche ci dicono che la, le donne hanno un po' più di. Propensione per, la, per il leggere in generale. E nella risoluzione dei problemi, no? Non si può dire Oh, per carità! No. Per carità. Sai che, no, sai che noi, noi maschietti abbiamo un neurone in testa, quindi già fare, fare no. un libro con un neurone è già è una bella roba. E io credo che quella proporzione sia abbastanza eh, rispettata Veritiero. anche nel, 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 genere, nel genere poliziesco, perché comunque è un giocare a scacchi con l'autore. Io autore ti butto dentro dei, dei, degli ami, ti butto dentro degli indizi, li mischio, metto quelli falsi vicino a quelli, quelli veri, no? E quindi è un gioco intellettuale tra chi ha scritto e sa la soluzione. E chi è una specie di giocatore di Lego che c'è in mano tutti questi pezzettini eh, e li deve beh, mettere insieme in un modo solo. E quindi penso che anche una donna, sia... Cioè che... non c'è differenza tra una donna, anzi, le donne forse sono son più No, vabbè, ho fatto una, noi, una battuta, però, in effetti, diciamo, è proprio un tipo di lettura non leggera, no? Cioè no. dipende da come una persona non leggera, nel senso di dire che ti fa pensare, non ti trascina in un mondo. Che... Cioè, che hai proprio mm. voglia di metterti alla prova esatto. per, è una per una sfida pensare, scacchi. per risolvere. che scacchi con, con l'autore. Roberto, noi sappiamo che tu partecipi a tantissimi eventi. Hai qualche evento in calendario o c'è un sito dove noi possiamo vedere i prossimi appuntamenti dove farei la presentazione del tuo nuovo sì. libro? Allora, io ho la mia pagina Facebook okay. e quindi chiaramente T con Roberto il mio, col nome che ho non è difficile che ce ne <ride> siano tantissimi di Roberto Roma. Robert. Eh, poi io avviso appunto sempre sulle mie, sulle mie pagine quello che sta succedendo. Adesso ho la presentazione del libro di un'altra un collega scrittrice, quindi vabbè... Eh, non è che non lo voglio dire ma insomma diciamo, no, non riguarda no, direttamente fai anche, fai anche, Faccio tipo anche di presentazioni di altri, altri tuoi colleghi certo, quando <ride> me lo chiedono così come altri colleghi fanno le mie fa eh, quindi mi fa piacere non trovo, trovo a volte eh, da parte di qualcuno dei colleghi parlo di colleghi scrittori a volte un po' di supponenza, cioè, ed è un peccato, cioè quelli che magari hanno venduto mille copie in più di quell'altro che allora si pavoneggiano, fanno un po' i primi della classe, insomma c'è cioè sempre, sempre competizione anche tra genere. C'è sempre competizione, però forse qualcuno esagera. Insomma, una cui... battuta per chiudere: Dimmi. ti appassionerai mai a un altro genere? E i romanzi rosa? Allora, il rosa A oggi direi di no Ma non perché c'è l'aria con i romanzi rosa Ma bisogna avere una testa diversa dalla mia Ok eh, Non mi dispiacerebbe Ecco, questo sì Non mi dispiacerebbe provare il genere Non fantasy Ma il genere fantascientifico oh, Quello sì però Quello magari un domani Diciamo che non escludo Qui a Casa 94 Quello che si dice sia vera E allora l'anno prossimo No, L'anno prossimo è un po', po prestigio Prima devo diventare <ride> il Montalbano Bergamasco oh benissimo eh, quando ne ho fatti un po' non tanti quanti <ride> calmilleri ma sono quando ne ho fatto un po' che ho fatto la mia bella serie di, di libri polizieschi poi magari posso provare a, ah, a inventarmi qualche altra cosa Roberto eh? noi ti ringraziamo tantissimo oh, ti per io. essere stato qui con noi allora ricordiamo per leggere Roberto Robert la parte del tutto e la sua pagina Facebook per seguire tutte le sue prossime novità Roberto un abbraccio grandissimo a te lasciamo qualche minuto i nostri telespettatori con i suggerimenti pubblicitari torniamo immediatamente Direzionatamente da voi. E eccoci, tornati in studio e parliamo adesso dell'aria. Ma sarà veramente pulita l'aria che respiriamo anche all'interno delle nostre case? Andiamo a scoprirlo con Umberto Carminati, È il Specialist Joel. Eccoci qua, Umberto, grazie. grazie. grazie Ciao, a te. Raffaella, grazie mille di questo spazio. No, siamo curiosissimi, no? Perché. Eh, avevamo già parlato di questo argomento alla partecipazione della fiera campionaria esatto, e io ero rimasta a bocca aperta, eh, quindi sì. dobbiamo approfondire. Umberto, mi hai spezzato delle certezze? <ride> sì, allora. le, soprattutto quando parliamo di casa nostra, che è l'ambiente dove noi viviamo di più. Esatto, infatti cioè, sono rimasta scioccata da come noi pensiamo che l'inquinamento sia fuori o comunque a casa nostra bravissima. sia eh, l'aria pulita, il apriamo. nostro nido che ci protegge assoluto. E invece, e invece Umberto, pensate, io sono un eye specialist di Joel, collaboro con questa azienda e noi siamo esperti proprio nel lavaggio dell'aria perché. Pensa Raffaella che noi crediamo che, siccome è una cosa che non vediamo l'inquinamento, è una cosa che non percepiamo, lo percepiamo fuori quando magari abbiamo dei colpi di tosse, lo smog, lo vediamo. Quando arriviamo a casa noi chiudiamo le nostre finestre e diciamo sono al sicuro. E pensa invece che l'inquinamento indoor, quindi all'interno di uno spazio chiuso, confinato, è fino a 5 volte più alto rispetto all'inquinamento che c'è fuori. Quindi, un dato che un ci dato fa completamente che... ribaltare la situazione. Esatto, esatto. Il tema è che noi poi passiamo l'80% del nostro tempo all'interno di casa nostra, che è o la casa o il posto di lavoro. Noi qui siamo studio, in un ambiente confinato, ufficio. studio ufficio confinato e questo inquinamento che noi non vediamo di che cosa è fatto? È fatto della polvere, innanzitutto, che è ciò che eh, poi porta l'inquinamento intorno alle nostre case Hai presente quando praticamente apriamo la nostra finestra in un giorno di sole Che noi vediamo tutto quel la pulviscolo La vediamo, la vediamo Ecco, <ride> la micropolvere, cosiddetta è la polvere più, diciamo, infame Nel senso, io la definisco un po' infame perché sono tutti questi composti volatili Che noi non percepiamo e non vediamo Ma che poi sono quelli che danno eh, problemi di riniti di notte, allergie, allergie attacchi d'asma e la differenza rispetto a quando noi magari mangiamo male eh, noi lo diciamo sempre quando mangiamo male noi abbiamo il nostro fegato nel giro di qualche giorno torniamo bussa e ci prima. fa capire che stiamo eh, sbagliando esatto, invece l'aria, la micropolvere nello specifico è quella più dannosa che è l'inquinamento indoor perché la camera, diciamo che i nostri polmoni noi la chiamiamo la camera dei segreti perché i polmoni, a differenza di tutto altro, non hanno un modo per sciogliere questa micropolvere ed espellerla dal corpo. Quindi, noi la respiriamo, pian piano si accumula negli alveari polmonari e poi nascono allergie, riniti, problemi che poi Quindi sono quelli. E si vede più a lungo termine, no? Bravissima. Per è una che cosa abbiamo... che è fatta tutti i giorni. Tu pensa che noi, in questo dato a me ha sconvolto, eh, respiriamo 20.000 litri di aria. In un giorno, nelle 24 ore. Mamma mia, tantissimo! Tu immaginati quando respiriamo di notte eh, nel nostro letto e pensa che il letto è comunque uno dei posti più inquinati che abbiamo perché certo, noi sudiamo perché comunque... nei materassi, eh, perdiamo la pelle, perdiamo i nostri capelli. La polvere che noi troviamo in casa è un mix di cose nostre del corpo e l'inquinamento che è... Il materiale organico, ma infatti la nostra convinzione di aprire diciamo, le finestre per sì. cambiare aria che necessariamente è la cosa, dopo... la cosa giusta da fare, perché il ricambio d'aria aiuta, cioè noi viviamo di ossigeno, quindi dobbiamo cambiare aria. Però tu immaginati, e questa è la cosa bella di Joel, di poter lavare l'aria. Infatti quando noi parliamo di, tu prima hai detto purifichiamo l'aria, no? Joel è una cosa diversa che lava l'aria, perché utilizza un sistema che solo con acqua... Riesce proprio ad aspirare tutta l'aria che abbiamo in una stanza, lavarla proprio attraverso un sistema di, eh, molecolare, un eh, compositore molecolare, eh, che riesce, pratica, un separatore molecolare, perdonami, che riesce a separare la micropolvere e a ributtarla in questa vaschetta di acqua. Okay. Quindi, alla fine del lavaggio dell'aria, noi abbiamo un'aria completamente pulita che non ha bisogno di filtri. Grande altra cosa, non ha bisogno di filtri e quindi non ha manutenzione. Umberto, mentre parlavi mi veniva in mente no, i sistemi che poi utilizziamo in casa, casalinghi, no? Certo, spirapolveri. So, e... Certo, gli odori quando si cucina, Bravissima. poi mettiamo le candele profumate piuttosto che... Le candele che... profumate, i deodoranti, pensiamo alle lacche. Però questo è... Per, eh, lo possiamo percepire diciamo a livello sì. nasale ma quello che rimane poi di queste scorie Brava, organiche rimane che... appunto in sospensione nell'aria, sono queste micropolveri che noi non vediamo ma che attraverso un sistema come il riusciamo a buttare all'interno della macchina e a emettere aria completamente pulita pensa un po', noi quando puliamo casa tipo eh, usiamo la scopa, l'aspirapolvere o facciamo le polveri noi togliamo il 20% della polvere che c'è nell'aria. Mi ricordo che infatti ci diciamo, ha detto che è frustrante perché già è, è difficilissimo pulire bene. Noi non la vediamo, ma poi dopo il giorno dopo dici, ma ho appena fatto le polvere ieri, come mai? Però dall'altro uno dice non è colpa mia. Non è, è colpa così. mia, assolutamente. Quindi insomma mia. ci si può giustificare anche in questo certo. modo. La cosa bella sarebbe riuscire a lavare questi 80% che noi non vediamo, e con sistemi come Joy riusciamo proprio a lavare l'aria. Umberto, una cosa che forse eh, ci, si, si starà chiedendo il pubblico sì. da casa, no? cioè è un trattamento che viene fatto una tantum, come funziona? Diciamo? Allora, Venite chiamati? No, no, la bellezza è di avere un prodotto che qualsiasi attività o casa può acquistare, è una, una, un sistema che riesce a utilizzare solo l'acqua. Okay. Quindi non ha controindicazioni, può essere fatto in presenza, tu pensa che lo stiamo proponendo anche alle scuole, certo, alle comunità. Certo, è importante, farlo in presenza, quindi l'ambiente non deve essere, esatto, esatto. non dovete farlo in orari. In non dobbiamo farlo in orari, buono. lo utilizza l'utilizzatore tranquillamente o in casa o nelle attività, quando serve si fa un lavaggio dell'aria e eh, si riesce poi veramente a togliere tutto ciò che è l'inquinamento, si ha molta meno prolificazione batterica, perché i batteri, i batteri e i virus rimangono in sospensioni, e se io riesco a lavare l'aria fino a 0,3 micron, come fa Joel, è una meraviglia, perché la sensazione è un po' come andare al mare, no? Tu dici, vai al mare o vado in montagna? Vado perché respiro meglio. Se io respiro meglio, porto salute nella mia casa e ovviamente un benessere diverso. È vero, alla fine, diciamo... È un... Ce ne accorgiamo no? quando ci sono le giornate in cui fuori c'è più inquinamento, quando sentiamo l'aria pulita. Così come dicevo dopo che si frequentano i posti più inquinati, ce li sentiamo sì, sì. sulla pelle. Comunque, quello percepisci che percepisci è... proprio la pesantezza. Però è un senso che non siamo abituati ad, ad utilizzare bravissimo. se non per... per pensare ai profumi e agli odori. No? Non lo pensiamo mai in funzione del benessere. Invece, e scopriamo invece, che se io mondo... respiro un'aria pulita. Il, il concetto e l'idea che è venuta a Joel, perché è un'azienda che c'è da quasi 30 anni, è, è proprio dire la natura come fa? La natura ha sempre le risposte. Si purifica. Lava l'aria, quando noi abbiamo un temporale, diciamo, deve lavare l'aria, deve piovere perché deve lavare l'aria. Ecco, il concetto è stato quello, Questo mettere insieme aria e acqua, quindi senza più il massimo dell'ecologia, perché l'acqua è costo zero, è il nostro elemento fondamentale. E quindi, è bello questo eh, paragone con i bello, temporali. Sì, sì, sì. <ride> è Proprio bello. Ma Umberto, mh, diciamo, ehm, qual è il prodotto che state proponendo per la maggiore in questo periodo? Allora, c'è il sistema Joel che è un sistema completo che ha tre funzioni: quindi è quello di poter lavare l'aria, poter. Pulire e igienizzare tutte le superfici e attraverso il vapore secco, che è un vapore particolare, che è un vapore in pressione che non fa acqua come le normali, diciamo, prodotti di una volta, io posso sanificare tutte le superfici. Poi l'ultima novità che abbiamo appena lanciato anche in Fiera Campionaria, si chiama Equilibrium, è un'evoluzione dove il lavaggio dell'aria diventa una cosa che ti fa compagnia, cioè vive con te. Quindi se io ho benessere in casa perché l'aria è pulita. Abbiamo aggiunto al benessere di avere l'aria pulita, gli elementi che poi ci fanno stare bene. Che cosa sono? Quindi sono i colori, quindi c'è della, della cromoterapia all'interno. Quindi è una macchina che e fa anche la cromoterapia. è Bellissimo perché abbiamo diventa voluto... come un'installazione, bravissima un è una cosa che uno può tenere a casa ha la dei sensori di ultima generazione che lo fanno partire quando lui rileva che c'è un valore eh, di acqua di aria inquinata e in modo automatico io posso mettere delle fragranze naturali anch'esse, e quindi posso vivere un'esperienza proprio diversa. Multisensoriale. Multisensoriale, oh. in salute, perché ricordiamoci che sono anche sistemi che hanno una certificazione dove sono gli unici che possono essere messi negli ospedali. Tu pensa che Quindi Gio diciamo c'è durante... un, un livello di eh sì, accuratezza, hanno di certificati, attenzione. Sono stati messi anche a San Raffaele durante il periodo del Covid, perché, perché se noi laviamo l'aria... C'è anche molta cioè, meno prolificazione, anche questo aspetto che viene... quindi tanta roba. Quindi, Umberto, un po' l'abbiamo già detto, oltre ai privati, anche gli istituti pubblici. Parlavamo sì, di eh, le scuole, ospedali, scuole SA. Quindi abbiamo applicazioni un po' in tutte le, le, le attività. Le strutture pubbliche le dove strutture si incontrano. Quei luoghi, non lo Esatto, no? brava dove eh, c'è aggregazione. Esatto, quindi dei centri commerciali, le biblioteche piuttosto esatto, che i luoghi dove si incontrano. Sono tutti eh, sistemi che posso mettere in sicurezza. Il nostro ambiente. Quando abbiamo fatto questa puntata in fiera, abbiamo parlato anche ehm, del fatto che voi proponete anche una ehm, prova, è corretto? Sì, esatto. La nostra prova è quella di eh, provare a capire cosa vuol dire lavare l'aria a casa. E quindi anche nell'offerta fiera, ma anche sempre, noi, quello che facciamo noi quando andiamo nelle case o nelle attività è proprio far sperimentare un lavaggio dell'aria. Quindi la cosa bella è dire, ok, provo a lavare l'aria di casa una notte, la Portate notte prima, un temporale bravissima, e io gli dico, vuoi che piova a casa tua? E Tutti <ride> mi guardano un po' così, e invece la sensazione è quella lì. Quindi sperimentano e i risultati sono buoni, tutti ci dicono, è vero, ho respirato meglio, quindi persone che hanno allergie percepiscono il beneficio di... Certo, di quindi è indicato Diciamo per, le, per chi è più fragile a livello respiratorio, esatto. ma sicuramente anche chi per non tutti, soffre di questo per tipo tutti di fragilità. Per tutti, perché è salute, fragilità. però sicuramente... Senti, ma togli anche le rughe, respirare no, è meglio, un vento... Secondo me, se mettiamo insieme gli elementi nutrizione, bere bene, stare bene in sport, sicuramente anche l'aria fa il suo. Benissimo. Umberto, senti... Um, quali sono, diciamo, i prossimi progetti per Ma la allora, Joel? Abbiamo un progetti, sono tanti progetti di Joel perché è un'azienda che è in continua evoluzione. ci stiamo molto focalizzando su questo lancio di equilibrium, equilibrium, perché è proprio una cosa che non esiste. Non esiste un prodotto che riesce a lavare l'aria senza utilizzare filtri, usi, usando solo l'acqua e un sistema meccanico. Quindi c'è tanto da fare, c'è tanto da conoscerci. A Bergamo e, e nelle, in Lombardia siamo tornati prepotentemente. L'azienda è di Trento, quindi c'è tanto da fare. Eh, invito tutti a contattarmi perché Perfetto, è una prova beh. gratuita e va sperimentata. <ride> allora, comunque, i riferimenti eventualmente per approfondire sì. sono sul sito: sono sul sito di Joel. Poi c'è comunque la mia mail che è umberto.carminati chiocciola airespecialist.it, mi potete scrivere tranquillamente. Io vi e... assicuro che farò una prova e verrò qui senza una ruga, <ride> Umberto, me l'hai detto, eh? l'hai detto qui a Casa 94. <ride> Grazie Umberto, mille. noi ti ringraziamo tantissimo Grazie perché ci hai fatto scoprire veramente un mondo in cui di solito non sì, pensiamo. Mondo, no? Io lo dico che quindi... è un mondo trasparente e che non percepiamo, invece quando lo si vede si capisce che è salute. Allora, al pubblico da casa vi lascio qualche minuto con i nostri suggerimenti pubblicitari, io mi accordo per la prova, così mi vedrete Ottimo. ringiovanita e rinata. Umberto, grazie, grazie ancora. Grazie a te Raffaella, grazie a tutti. Buon pomeriggio. Rieccoci tornati in studio, parliamo adesso di un progetto dedicatissimo, Psiche e Futuro, che va a coinvolgere direttamente i giovani. E lo facciamo con il dottor Filippo Tancredi, titolare del centro Anisè. Dottor Tancredi, buongiorno. E con Diego Lorenzi, amministratore di Lorenzi Group. Buongiorno. buongiorno. Eccoci qua, allora, appena abbiamo letto di questo progetto ci siamo incuriositi veramente moltissimo perché mette al centro quella che è eh, la dinamica giovanile di questo periodo, no? Le generazioni sicuramente eh, dopo la pandemia hanno sofferto di quella che è anche una fragilità, diciamo, rispetto eh, a quello che è il confronto con la vita. E allora questo, questa collaborazione tra il centro Anise e Lorenzi Group riporta subito l'attenzione a quella che è una problematica figlia del nostro tempo. Dottor Tancredi ci racconta un po' eh, come è nato questo progetto? Ma è un progetto na che nasce da un incontro che ho avuto con Diego Lorenzi. Lui eh, circa un anno fa mi chiamò per tenere una relazione durante un evento organizzato da lui, essendo lui un, allora presidente del Rotary. E da qui eh, nacque un'amicizia, una convergenza rispetto ai propri intenti e ai propri interessi e, ed è nata una, una progettualità concreta, nel senso che lui mi chiese di partecipare o comunque di supervisionare già un progetto in, in fase embrionale organizzato da lui e da qualche psicologo di sua conoscenza. Eh, mi disse di portare avanti poi eh, direttamente il progetto. E che io rivisitai e ci fu quindi un passaggio da, un, da una situazione che aveva una valenza prettamente sociale ad un'area prettamente sanitaria, seppur la dimensione sociale eh, accoglie a pieno quello che, il nostro, quello che sono i nostri obiettivi. Però si tratta di un progetto ben definito con una valenza sanitaria. E con Diego quindi si è deciso di creare tutta questa impalcatura estremamente impegnativa ma molto, ma molto appagante e che apre grandi prospettive nel futuro. Quando c'è un problema... Grande, bisogna utilizzare un po' una terapia d'urto, no? Quindi è vero che ci vuole veramente sostegno e supporto di figure professionali dedicate anche a questo tipo di eh, problematiche, di, di situazioni. E allora quali sono le finalità e le modalità con cui avete stabilito di realizzare questo progetto? Come diceva appunto Filippo in apertura, questo progetto era stato abbozzato con altri psicologi. Io lavorando con gli adolescenti perché sono un catechista, poi sono un genitore innanzitutto, imprenditore e in più sono anche un istruttore, lavoro ehm, con una scuola di kitesurf sul lago di Garda e sono sì, a stretto contatto con molti giovani in diverse ehm, attività e con diversi tagli di età. Eh, ma quello che emerge sempre è la loro fragilità. Innanzitutto proprio il fatto che ricercano sempre un punto di riferimento. E visto che da catechista e da cristiano mi sento anche di voler essere, innanzitutto, prima un testimone credibile, prima di professare magari anche il mio credo, ecco che allora ho voluto cercare di promuovere qualcosa che desse un supporto ulteriore a questi giovani. Quando l'anno scorso, prima di pandemia, abbiamo. Ha eh, avuto un po' di difficoltà su una società che si occupa di, prettamente di audio, video service e non potendo più fare nulla verso l'esterno. All'interno dell'azienda abbiamo creato delle sale multimediali, fra cui un simulatore del golf, una sala di, una multimediale dove esporre tutti i nostri prodotti e un'altra dove poter fare delle piccole registrazioni, un po' come oggi e in quel frangente mi sono detto che è bello poter coinvolgere i giovani in questa attività fra l'altro altri amici professionisti nell'ambito della musica e del teatro li ho coinvolti in questo progetto, inizialmente è bozzato, a tutti è piaciuto e inizialmente appunto c'era un taglio più sociale ma grazie all'incontro con Filippo e ringrazio due persone speciali per questo nostro incontro mia moglie Claudia e la sua carissima amica Michela Chiappini che ha fatto in modo che conoscessi Filippo... Sentiamo, allora. Esatto, la sì, salutiamo senz'altro, le che... ringraziamo per questo grande incontro, ma lì c'è stata subito un'intesa. Altamente professionale è la padronanza scientifica di Filippo, il quale ha dato uno slancio a questo progetto, consolidando in realtà quello che voleva essere, quindi un sostegno. Mentre parlava anche il signor Lorenzi e mentre ascoltavamo appunto la, diciamo quello che è una descrizione del progetto, dottor Tancredi mi è venuto in mente quando ai tempi io studiavo filosofia. Mi ricordo Heidegger, la cura, la cura come terapia. No? E adesso mentre lei ci parlava di golf e di altre attività, possiamo dire che. Alla fine una terapia è sicuramente prendersi cura di qualcosa, quindi dedicarsi a qualcosa, cioè far sì che le nostre azioni vadano a culminare. Non so, dico una frase mh, magari che sentiamo dire molto spesso, no? Cioè, non pensarci, glielo eh, dico anche un po' come viene detto in Bergamasca, no? Fai andare le mani e non pensare. È mm. un po' il fatto di prendersi cura di qualcosa, di fare andare le mani di impegnarsi e quando lei mi ha detto dai golf e di coinvolgere questi ragazzi in queste attività sicuramente no? può essere una via di fuga diciamo dai, da quello che può essere una fragilità l'ho detto a parole mie ma non so se no. è d'accordo, cioè ho la cura cose, come terapia. Ho detto le cose molto corrette la riabilitazione che è di fatto una delle, dei presidi del, delle terapie svolte nei pazienti che hanno disturbi di tipo psichico la riabilitazione si costruisce proprio sul fare, cioè il fare delle cose che hanno una valenza eh, risocializzante, terapeutica, si viene a contatto con delle proprie fragilità che poi vengono elaborate e che possono migliorare implementando quelle che sono le parti sane dell'individuo e questo è uno dei principi della riabilitazione. Lei ha citato Heidegger Heidegger ha costruito gran parte del suo pensiero sulla temporalità e sul concetto del tempo. Il tempo nella riabilitazione è fondamentale, quindi noi lavoriamo svolgendo delle attività dove l'aspetto spaziale e temporale viene assolutamente considerato secondo l'obiettivo che è quello terapeutico della cura in toto della persona. Quindi... Le caratteristiche innovative del progetto le abbiamo già eh, citate, no? questa collaborazione magnifica. Andiamo un po' sui numeri, quanti ragazzi avete coinvolto e poi parliamo anche delle attività. Sì. I ragazzi coinvolti ad oggi sono 10 e, e magari su questo sarà più Filippo che entra un po' okay. nella, nella dinamica de, delle figure dei candidati perché è un aspetto prettamente del centro, mentre invece le attività che vengono svolte all'interno dei nostri laboratori è quello musicale che è capitanato dal musicista Marco Marasco. In realtà fanno queste attività corali di gruppo dove fanno tutta una serie di azioni legate appunto al principio della voce, della voce di gruppo, del solista, quindi queste dinamiche. Quelle teatrali invece capitate da Fabio, Fabiano Facchetti Bellissimo, e da teatro, suo figlio poi. Germano. I quali anche loro portano tutta la loro esperienza con una serie di progetti e di step che sono quello dell'approccio, prima al mimo facciale, alla, alla, al costume, a tutta una serie di azioni e che vengono messe in campo. No, no, no è tecniche. tutto ben dettagliato. Poi no. subentro io nell'attività del golf, è supportato dal professionista Andrea Rota, che saluto. Eh, il quale, eh, grazie anche alla sua capacità e alla sua competenza, siamo riusciti a promuovere all'interno di questo simulatore che è altamente tecnologico, ecco perché. Sì, che è futuro fra, fra bellezza e innovazione proprio perché le dinamiche che mettiamo in campo racchiudono Sono tutte queste tecnologiche In quindi... realtà, uno gioca a golf in contesti quasi reali eh, perché si trova sempre nella comfort zone di gioco: non ha la sabbia, non ha l'avvalamento del campo, ma ha la prospettiva della proiezione del colpo reale. Quindi, se uno fa un bel colpo, la pallina vola, se uno fa un brutto colpo, la pallina rimane bassa ed è quello che viene detto in dovessi... gergo. La fare, flappa, ecco. Se anche dovessi fare un colpo, io ah, non, non può, faccio disastro. Non c'è nessuno, <ride> anzi è proprio questa la sfida con se stessi per provare qualcosa di nuovo. Abbiamo parlato prima di quanti ragazzi vengono coinvolti attualmente sono 10, sì. è corretto. E eh, le famiglie che ruolo hanno all'interno di questo percorso? Eh, noi abbiamo incluso nel, nel progetto un intervento non soltanto sui pazienti per quello che riguarda l'aspetto riabilitativo che ha descritto Diego, ma soprattutto da un punto di vista psicoterapeutico, quindi si, svolge, si svolgono eh, incontri di psicoterapia gruppali con gli utenti, con i partecipanti, ma anche nei riguardi della famiglia c'è un incontro di supporto psicoeducazionale, che oggi, essendo il progetto già avviato, ehm, si sta rivelando insufficiente, nel senso che i genitori sono così contenti che stanno chiedendo più spazi che inevitabilmente dovremo includere, dovremo assolutamente eh, aggiornare nel, nei tempi e nelle, nella frequenza. Vi faccio una domanda, c'è cioè chi ci sta seguendo da casa e fosse interessato a far partecipare delle persone conoscenti, figli, parenti cioè come può contattarvi diciamo o si eh, avvale dal sito Lorenzi Group o dal centro Anise è corretto per cui per potersi candidare diciamo, a poter far provare questo tipo di esperienza eh, come si arriva? Dottor Tancredi Ma si rivolge al centro Anise? è una via più semplice quella di contattare noi però abbiamo avuto già inserimento siamo partiti con, inizialmente con otto persone, poi Diego mi ha parlato di alcune persone a lui eh, care che non facevano parte del, del centro Nisè, le abbiamo inserite. Quindi okay. logisticamente è più facile contattare il centro Nisè, ma non è un elemento discriminante. Cioè non... Perfetto. E quindi... Le richieste ad oggi inevitabilmente Stanno si conoscono: i numeri sono ampie. Uh -huh. eh, noi a tal proposito stiamo appunto predisponendo il progetto futuro di questa nostra collaborazione che è quella della costituzione di una fondazione che verrà costituita all'inizio dell'anno e che promuoverà poi e finanzierà perché questo, questo progetto ad oggi è finanziato da Lorenzi Gruppe e dal centro Anisee e, e avrà un inizio e una, una fine ma vogliamo fare in modo che si possa avere ridondanza anche a più figure ma la sostenibilità chiaramente non può gravare soltanto sulle nostre forze e a tal proposito ecco che Michela Chiapini è rientrata ancora in auge nonostante il nostro incontro <ride> e se resi disponibile sarà anche lei parte attiva di questa fondazione per fare in modo che si possa ampliare ulteriormente il servizio eh, se dovessimo dare dei numeri, Filippo, quante persone potrebbero iniziare? Un Sono tantissime. Noi abbiamo avuto un incontro di presentazione qualche giorno fa e in questi giorni abbiamo avuto più di dieci richieste. Che purtroppo Infatto... abbiamo dovuto rinviare al secondo turno del progetto. Io credo che già il fatto per dire che a livello statale sia stato istituito un bonus psicologico significa che oggi c'è un'evidente attenzione anche per quella che prima sembrava un malessere mh, eh, trasparente, non visibile, quindi non, eh, non da attenzionare in questo modo. No? Il fatto che voi oggi siate qui e che abbiate istituito questa realtà veramente di una delicatezza meravigliosa, secondo me, Io mi sono emozionata anche quando lei ha detto che fa il catechista, perché poi riuscire comunque a... Ehm, Accarezzare con questi progetti i giovani, quando ho parlato della parola psiche e futuro, lei ha messo l'accento sulle innovazioni tecnologiche, ma è anche vero che i ragazzi sono il nostro futuro. No? Io devo dire che faccio spesso questo ragionamento, e poi eh, la mia generazione probabilmente è stata quella che ha rotto tante certezze: no? Da lavoro per sempre, la casa per sempre, il matrimonio per sempre. Quando io vedo questi giovani. Così fragili, secondo me, riusciranno veramente a rompere il muro di tutta sì. questa precarietà e il fatto stesso che abbiano voglia di rinsaldarsi eh, Significa che io credo esatto. tanto ecco, in questa generazione. Concordo: c'è una voglia di riscatto, e ritorniamo sempre sulla loro fragilità, devono semplicemente essere accompagnati. E gli adulti e le figure di riferimento devono avere la pazienza, rimettersi in gioco, non dare tutto per scontato, non pensare che loro devono arrivare da soldi e quindi la, la, la condivisione di, di questo percorso di formazione eh, ancora oggi ci mettiamo sempre a, comunque in gioco per promuovere, per crescita, per cercare di fare in modo che quello che promuoviamo sia condiviso. Sono il nostro futuro, quindi noi vi ringraziamo tantissimo eh. veramente per la vostra testimonianza e ripeto ancora una volta la parola delicatezza perché ci vuole veramente una sensibilità... Meravigliosa per riuscire ad avvicinarsi alle corde di questi ragazzi, sono come pulcini spaventati, ma dentro sono dei leoni. Sì. Se riusciamo a, a farli volare, è vero. Per esatto. cui, ringraziamo ancora il dottor Grazie Tancredi. Ringraziamo appunto il dottor Lorenzo, signor Lorenzo, ecco qua, e quindi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il prossimo progetto, l'anno prossimo vi aspettiamo ancora per sapere come sta andando la fondazione, va bene? La grazie, grazie. Eh, salutiamo tutti quanti e grazie anche dell'opportunità. Grazie, per a questa voi. visibilità, complimenti quindi, a voi. Grazie, lasciamo proprio qualche minuto con i nostri suggerimenti pubblicitari, torniamo immediatamente da voi. Siamo tornati in studio a casa 94 e adesso parliamo dell'atmosfera delle feste. Cosa porteremo sulle nostre tavole di vini e spumanti? Ne parliamo con Romildo Locatelli, viticoltore e titolare dell'azienda Agricola Tosca. Eccoci Romildo, ciao! Eccoci. Ciao! Grazie per averci raggiunto nei nostri studi. A voi e per ci hai portato subito atmosfera di festa! Esatto, atmosfera... <ride> Alcolica diciamo. <ride> Quello che non manca mai no? sulle e nostre tavole, a maggior ragione nel periodo delle feste. Ma facciamo un passo indietro. Okay. La vostra azienda agricola ha una lunga storia, no? è comunque un'azienda agricola a conduzione familiare, quindi sì. tu e i tuoi fratelli siete un po' locatelli di seconda generazione, esatto, è corretto? Esatto. Raccontaci un po' come è nata l'azienda, Romildo. Allora. L'azienda è nata appunto grazie all'iniziativa, al diciamo, il desiderio, al sogno un po' dei nostri genitori Marco e Tosca, Tosca da cui poi il nome, oh. e che appunto nel 2000 hanno deciso un po' di eh, recuperare dei, dei, dei terreni che erano già antichi vigneti nella zona appunto nostra di, di Pontida, eh, antichi terrazzamenti e in, diciamo quindi poi ripiantare vite e produrre il nostro vino. Eh, da che è partita la cosa un pochettino in piccolo quasi come un hobby quindi lavorando sui primi vigneti vicino casa su circa due ettari e col tempo le cose sono un pochettino ingrandite eh, e fino ad arrivare a oggi dove lavoriamo su quasi nove ettari, nove tutti ettari. Nel comune sono tantissimi eh, quindi sono ne avete poi, di lavoro sì. <ride> siamo poi appunto nella nostra zona di Pontida dove eh, sono tutti vigneti collinari quindi con forti pendenze piuttosto che terrazzamenti è un lavoro diciamo, anche di recupero un pochettino di una zona che eh, da sempre è stata molto, molto vocata per la viticoltura e che ultimamente, grazie a noi ma anche a tanti altri, si sta un pochettino recuperando un po' Bello, in questo. Bellissimo. Tu e i tuoi fratelli, però, state allargando anche quello che è il raggio d'azione no? dell'azienda agricola. Nel sì. senso di dire che tuo fratello si occupa. Tu e eh, tuo fratello, mh, il tuo primo fratello. Ce sì, siamo in tanti il, i fratelli. Ah, scusami, io pensavo in tre, tu mi hai parlato di Francesco. Tre in attività e poi altri due. Ok, che e vi occupate delle cantine, mentre sì. Francesco è lo chef sì. dell'agriturismo, è corretto? Esatto, dell'agriturismo Polisena, che è nato nel 2011. E appunto oggi vede come guida della cucina mio fratello Francesco che sta sviluppando tut tutta una, una cucina, diciamo partendo dalla, una cucina vegetale quindi legata proprio alle materie prime degli orti, dei campi e quindi in questa diciamo, con questa specializzazione. Questa prima ti chiedevo l'età, prima di partire con l'intervista, il buon vino allora rende la pelle bella, sì, dobbiamo sì, bere sì, anche? Sì. Anche un bicchiere al giorno, no, diciamo che mantenersi operativi. A parte che va bene, nel senso in vino verità. Esatto. Esatto. Ma ehm, Romildo, prima di passare, io come sapete per dovere di cronaca devo assaggiare per far sapere al pubblico a casa se è tutto esatto. veritiero, è corretto. Questo si Questo... chiama dovere di cronaca, Romildo. Esatto. No, volevo dire, prima hai parlato anche di pendenze, no? Di questi sì. terreni collinari. E eh, in effetti quindi diciamo hanno un'esposizione al sole, è corretto? Le vostre... Sì, la zona, questa conca di Pontida ehm, ha tutta un'esposizione molto bella rispetto al sole e poi il fatto che siano pendenti fa sì che tutte le foglie ricevano raggi solari in maniera abbastanza omogenea rispetto magari a un vigneto di pianura dove in certi momenti diciamo si fa ombra, invece... Sicuramente le forti pendenze e la media collina sono condizioni buone per la viticoltura perché, appunto, anche come umidità, i gradi di umidità sono sempre inferiori. C'è una bella escursione termica, che è una cosa importante per lo sviluppo degli aromi del vino. Quindi, diciamo, le condizioni tecniche della nostra zona di, di, di Pontida sono, sono buone. Già sono, ottime, sono già ecco ottime per, per produrre un buon vino. E noi, appunto, lavoriamo in biologico. E questa cosa comunque in qualche modo ehm, viene aiutata da queste buone condizioni, perché appunto nella gestione un po' di quello che è la cura della, della vigna durante l'anno il fatto di essere in una zona comunque meno umida aiuta perché in biologico non puoi usare tutta una serie di prodotti che invece dife diciamo, difenderebbero la pianta in maniera chimica, però eh, poi diciamo hanno dei, mh, insomma, dei, dei residui. Prima di passare ad assaggiare, anche altre due cose. Allora, innanzitutto, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, è, oltre alla storia familiare che è stupenda, e il nome di tua mamma, che dà il nome appunto all'azienda agricola, è il fatto che tu hai detto che mh, producete tutto voi, il vostro vino. Quindi, sì. non, non viene. Eh... Sì, diciamo la, no la nostra realtà appunto lavora dal campo alla, alla vigna solo le nostre uve, quindi non acquistiamo uve, e che appunto ricaviamo dai nostri quasi le 9 ettari di vigna. Perfetto. E noi come tanti altri comunque in Bergamasca diciamo questo forte spirito artigianale in cui il prodotto è un prodotto legato proprio all'idea di curare tutti gli aspetti. Insomma. Ok. E poi eh, ti dicevo, avevo letto alcune notizie eh, sul tuo nome, è benissimo sì. perché tu hai una formazione da ingegnere, sì. è corretto. Questo titolo diceva l'ingegnere che ha conquistato la Danimarca, ah. allora dicevamo comunque <ride> okay. che la vostra azienda agricola ha anche un forte mercato all'estero, è corretto? Sì, diciamo che mi, mi dà soddisfazione, mi piace mh, provare a vendere qualcosa anche fuori dai confini e la Danimarca in particolare perché è un mercato, un paese che mi piace moltissimo, ho fatto anche l'Erasmus quando ero un ingegnere, ah, ecco, quindi. e quindi sono diciamo, son tornato a fare qualche fiera legata ai vini biologici e in, in, al momento abbiamo appunto un'esportazione un di vino lì. E così come in un altro paio di paesi. Quali e sono? Quali sono, sono gli altri paesi? Diciamo un altro paese, Germania e poi un po' una casualità, Thailandia, legata appunto a un amico. che. Ma ha, questo è fantastico! Questo è incredibile, sì. Eh, ha un amico che appunto vive lì da tantissimo tempo e tramite lui inizialmente, poi dopo la cosa si è un po' allargata. E invece la Danimarca, diciamo in qualche Quindi modo. E oltre i confini europei <ride> anche, confini in altri europei. continenti. Però diciamo che sono cose che mi danno soddisfazione personale e. Piacere nel senso comunque dell'andare a raccontare un po' il nostro che poi alla fine, certo. quando vai lontano, più che del vino devi parlare un pochettino di dove vieni, di Bergamo, e quindi questa è una cosa che mi piace molto. E, e niente, comunque sono, diciamo, eh, rapporti che mi piace tenere, benché comunque la gran parte del nostro vino. Come è consumato, diciamo, sul territorio, anche perché ultimamente Bergamo e la provincia ha avuto un forte aumento un po' anche del turismo. Quindi tanta gente questo viene è vero. e, quindi e cerca i prodotti fatti qua. Il cado sul souvenir da portare sì, anche da, sì, da portare, e o da comunque consumare. da consumare. E quindi e questo è bello che comunque una terra come la nostra abbia. Diciamo da, da, raccontare, sì, da raccontare anche dal lato agricolo. Anche proprio sapore. Esatto. E eh, poi Romino, abbiamo un po' parlato delle feste, no? Sì. Allora, prima di andare a assaggiare tutte le meravigliosità che ci hai portato, andiamolo un po' a scoprire. Okay. Allora, per esempio, allora, cosa ci hai noi, portato? Un po' di vini, quindi dal Val Calepi Rosso, Rosso del Lubo, che è un vino abbastanza... Richiesto e noto, robusto, corposo, sì, no? Sì, Quello sì. Questi ehm... diciamo a tavola si possono accompagnare con qualcosa di altrettanto ah, diciamo saporito, la... giusto? Sì, quindi sì, non so, quello... la polenta, la carne. Decisamente giusto? il Val Calepio proprio nasce per abbinarsi anche perché la cucina di un territorio si abbina molto bene ai vini del territorio. È vero. Poi noi, appunto, sfruttando un po' le condizioni del, del nostro, della nostra area, quindi l'altitudine, l'escursione termica, lavoriamo molto anche sui bianchi e sugli spumanti. Che mantengono una bella mineralità, quindi il nostro mainardo è un metodo classico, che è questo la uve chardonnay di questa vigna alta, poi c'è questa frizzante che è un vino un po' particolare. Prendiamolo prendiamolo Romildo, facciamolo vedere, Roby. Che facciamo da un paio d'anni a questa parte ed è una rifermentazione di una base di uve, ehm, appunto legate appunto a questi territori, rifermentate col mosto. Quindi senza aggiungere. E questo... Romindo, perché occasione lo vedi festeggiare? Questo per iniziare qualsiasi momento di festa. Oh, bellissimo! Sì, perché è molto beverino, molto fresco, con una bella aromaticità e quindi sicuramente da aperitivo, insomma, perché comunque non si può pensare che un vino si abbina tutto il pasto. Certo, quindi questo diciamo, hai detto una frase bellissima, per iniziare qualsiasi, qualsiasi festeggiamento. Sì, per quello cui... sì, diciamo il vino a tavola deve esserci proprio per, per divertirsi, insomma, per stare bene. Romido, io vado avanti. Poi Questo... ci sono un po' di prodotti, diciamo, collaterali che soprattutto in occasione delle feste riproduciamo. Questo, per esempio, è un aceto di vino molto particolare, poi facciamo sempre con l'uva Merlot, facciamo anche una confettura che è fatta solo 100% uva. E della vendemmia di quest'anno e quindi questa come si mangia? Diciamo? questa magari in abbinamento ai formaggi piuttosto che proprio sul pane Perfetto. o farci una crostata è molto Io. buona ci stai già facendo venire un'acquolina <ride> quindi sono un po' di cose noi principalmente facciamo vino però poi eh, tuo fratello ha delle nelle cucine per esempio anche i biscotti che fa adesso e infatti mi sto puntando da un po' volevo adesso. arrivare <ride> a far vedere l'ultima bottiglia Romino. questo è un rosato Fatto con il moscato di Scanzo e una parte di Merlot, e il moscato di Scanzo è il nostro vitigno autoctono bergamasco più importante, dove a Scanzo diventa passito di OCG. E a Pontida, ma non solo noi, anche altre aziende bergamasche, ultimamente lo stanno producendo in rosato, quindi molto particolare perché mantiene l'aromaticità del moscato e poi. Ha una componente invece bella, sapida e beverina, fresca. Ma questo si dice che sia preferito dalle donne, è vero? No, questi sono <ride> stereotipi. Da, da distruggere. Da distruggere, <ride> diciamo. da superare. Esatto. Allora, Roberta, vado a prendere anche. Lascio per ultimo i biscotti. Prendo questi due vasetti. Eccoci qua. Allora, qui ho il miele. Il miele che viene fatto dalle arnie che mettiamo a bordo vigna, quindi vengono posizionate nel, nel periodo di eh, fioritura, in questo caso un mille fiori, e poi ne ricaviamo questo miele che eh, ha la sua particolarità di nascere appunto dove facciamo vino. E quella è un'altra confettura sempre legata al nostro orto. Zucca e zenzero. Zucca e zenzero, perché le zucche sono, è una coltivazione che anche quest'anno comunque abbiamo in, crescono in abbondanza, quindi in parte le usiamo in agriturismo e in parte creiamo questa da qualche anno a questa parte che è molto apprezzata. Quindi un'altra anche, questa, anche questa è un po' gastronomica. Da accompagnare sì. un po' i formaggi. Diciamo un, da... Esatto, esatto. Perfetto. E dulcis in fondo. Duci fondo. <ride> allora, questi si chiamano biscotti di Natale. Esatto, questa è una produzione 100% di mio fratello. Apro, apro, vado, eh. Senti, Romildo, intanto che io mi assaggio i biscotti di Natale, sì. Volevo che tu ci dessi tutti i riferimenti per andare a trovare i, nostri, i vostri prodotti okay. e eh, anche per poter visitare meglio quella che è la parte dell'agriturismo. Certo. Dove vi troviamo? Come... Allora, noi siamo appunto nel comune di Pontida, nella zona della riviera, che è una frazione collinare, e l'agriturismo è in cima alla nostra vigna più alta, siamo a circa 550 metri sul mare, abbiamo poi la vista di tutta la, la pianura, vediamo Bergamo. Abbiamo di fronte a noi il Monte Canto, quindi eh, c'è una bella È vista. È un insomma. incanto veramente. È una bella vista, siamo immessi ai vigneti e ai boschi, diciamo. Romido, come sito cosa digitiamo? Agriturismo... Agriturismo polisena.it per l'agriturismo e vinitosca.it per la parte di, di vini. Mi sembra che abbiamo presentato tutto, no? dalle Penso confetture sì. al vino bello corposo per il pasto, fino a questo mi piace tantissimo, ripetiamolo e poi assaggio. Si chiama, abbiamo detto, tribale, tribale sono... per iniziare le feste, esatto. quindi non può mancare. Esatto. Allora, Romindo, io ti ringrazio tantissimo Niente, di averci portato in questo mondo meraviglioso. Una storia bellissima, quella della vostra azienda di famiglia, la tua che hai conquistato la Danimarca. E allora, pubblico da casa, non posso che assaggiare questi splendidi biscotti di Natale. E qui vi abbiamo detto tutto per come iniziare le feste. Vi lasciamo qualche minuto di pubblicità e torniamo immediatamente da voi. Eccoci tornati in studio e allora, visto che ieri c'è stata l'apertura alla la prima della scala a Milano in occasione di Sant'Ambrogio, volevamo salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata con una sinfonia meravigliosa. Volevamo lanciare già eh, il messaggio dal concerto il 19 dicembre al Teatro Sociale di Bergamo, il concerto Pietro Antonio Locatelli, il virtuoso, il poeta, e sper che speriamo appunto di avere qui con noi in ospite, eh, eh, in trasmissione scusate la prossima settimana. Per cui vi lasciamo nell'atmosfera della prima alla Scala. Ci vediamo la prossima settimana!